Bella amici e amiche, piccolo tutorial come usare lo scavatore e posizionare il camion. Allora, arriviamo con il nostro bel camion, aspettate il camion. Posizioniamo prima la benna dove deve andare il carico e ci mettiamo in posizione più o meno, è un po' in dirico, però niente. Saliamo sul nostro scavatore e schiacciando il tasto della visuale di sinistra possiamo selezionare la visuale, sopra, sotto, giù. Io preferisco la visuale un po' sul piano. Rischiacciamo e l'analogico destra mi fa la visuale invece più lontana. Poi, ok, vi posizionate prima di arrivare col camion dove più o meno dovete ricaricare, ok? Poi destra e sinistra, chiaramente si guida, attenzione alla parte dietro del vostro scavatore, dovete pensare che non dovete andare a sbattere da nessuna parte. Allora, riposizioniamoci, perfetto, schiacciamo il tasto triangolo e vediamo le zone. Allora, con l'analogico di destra su e giù la penna va su e giù, col destro e sinistro girando la macchina. Con quello l'analogico di destra, il su e giù fa questo movimento e il destro e sinistra apre e chiude la benna. Quindi è un po' una questione che dovete abituarvi a fare le cose così. Quando siete giù, tirate la benna. C'è anche l'iconcina per salutare. Vedete qui in basso, c'è un punto fino al bianco. Allora, avvicinatevi, analogico destro, tutto a destra, giù. Quando siete qui, sentite tutte la bella che portate, cliccate dietro, tirate qui, analogico sinistro, andate la bella. C'è anche il movimento che dovete spostarvi avanti e indietro quando tenete chiusa la benna, quindi se dovete allungarvi chiudetela, perché sennò perdete il materiale. Andate giù, quando siete sopra aprite. Poi amici, non c'è solo una questione di abitudine, usare lo scavatore, ma è molto bello. Ho intenzione di fare tutorial su varie macchine del gioco, come si usano. Poi faccio vedere il quadrato, luci, accendo il faro, quadrato, accendete il rotante, quadrato, potete accendere le quattro frecce, le luci da lavoro, schiacciate tutte le luci, oppure spegnere tutte, la visuale interna, esterna, modalità fotografica è questa qui, potete selezionare dove volete fare le foto, oppure interna, che è questa qua, che è molto bella come visuale, prende proprio l'idea di uno scavatore. È un po' difficile da usare perché a volte non prende proprio, non si vede proprio bene dove va a finire. Dovete stare attenti, alzarvi abbastanza. Un altro consiglio che vi posso dare è spostarvi. Allora, chiaramente per spostarvi avete R2
è L2, se schiacciate solo uno si sposta un cingolo solo, se spostate tutti e due si sposta tutti e due. Per fare le manovre veloci mandate un cingolo avanti e uno indietro, eh? Quindi L2, R2, no, scusate, L2, R1 o R2, L1. Vedete, se aprite troppo in fretta, buttate il materiale da per tutto. Col triangolo vedete le zone che mancano. Allora, se avete bisogno di scavare vicino a voi, tenete aperta la benna e andate così. Poi chiudete. Attenzione a che la benna troppo in fretta, a volte frega un po' la visuale che sta qua da dentro, eh? Mi sembra di essere sul cristallo, invece non si sente. Ok. Allora, diciamo che come piccolo tutorial su come usare l'escavatore e posizionare il camion per poter fare uno scavo è tutto, Marco Drums Games vi saluta e vi aspetta al prossimo tutorial sul Construction Simulator e sugli scavatori. E su tanti altri mezzi, chiaramente faremo delle gru, faremo tanti mezzi. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima da Marco Drums Games.